Kevin Gilardoni e Alessandro Re. Il Rally ACI Como ETV 2019 finisce nelle mani di due giovani piloti comaschi. La nuova generazione di rallisti lariani firma la gara di casa. Gilardoni, in coppia con Corrado Bonato, ha vinto la Supercoppa WRC Italia al termine di un duello serrato con il suo compagno di team, il comasco Corrado Fontana. Entrambi su Hyundai i20 WRC, i due piloti del marchio coreano si sono alternati alla guida della gara. Fontana ha chiuso il primo giorno in vantaggio di pochi decimi. Gilardoni ha attaccato il secondo giorno, staccando nel corso delle sei prove speciali il rivale e imponendosi sul palco di Piazza Cavour. Sul filo dei secondi anche la lotta per il 38esimo trofeo ACI Como, che ha visto la vittoria del giovane Alessandro Re, figlio d'arte. Il papà Felice, decano del realismo comasco, ha chiuso al quarto posto su una Skoda Fabia. Alessandro ha vinto invece su una Volkswagen Polo, in coppia con Mauro Turati, imponendosi sul biellese Corrado Pinzano, che ha vinto la classifica finalista ACI Sport, e sul valdostano Elvis Schanter. Il podio è stato dominato dalla casa tedesca Volkswagen, con tre poli sui tre gradini. Il rally storico è andato invece alla coppia Corbellini-Corbellini, padre e figlio, su Ford Escort.